Buongiorno. Allora, io con il polso meglio, lunedì torno a lavorare e scusatemi, aspetto. Oltretutto, buongiorno anche da questo signorino. Comunque, oggi ho messo a caricare il vlog di ieri, quindi andrà online. Dove diavolo sono? E niente, adesso mi prendo un bel bicchiere di... Sì, c'ho ancora il tutore. Mi prendo un bel bicchiere... 11:21, diciamo. Un po' mi torna Marco. E io adesso mi prendo un bel bicchiere di latte, che io ogni tanto mi prendo. Tra l'altro stamattina ecco quello che ha lasciato il signorino da mangiare, cioè lasciando due chicchi, provate a dargli ma niente da fare. Comunque, sono ancora in pigiama, mi volevo fare la doccia perché poi dobbiamo andare a fare spesa. Però a questo punto, essendo già l'1, scusate, sono un po' di fuori oggi, sono abbastanza di fuori. Essendo già l'11:22, non ce la faccio. Quindi penso che la farò dopo. Comunque, adesso mi bevo il bicchiere. Allora, ho preso il latte. E poi volevo dire anche quest'altra cosa. Come vi avevo detto, ci hanno dato un sacco in meno per rimangiare di Zac, quindi avevamo chiamato e ci avevano detto che ci avrebbero mandato un'email, cioè non a noi, a mio suocero, perché l'ordine è stato fatto con l'email di mio suocero. Quindi arrivava lui, quindi però abbiamo controllato anche ieri, ma non era arrivato niente, quindi abbiamo richiamato e ci hanno detto che praticamente stavano aspettando una risposta dal magazzino. Però dal momento che io ti chiamo e dico mi manca una cosa, te non è che devi controllare il magazzino, prendi e la mandi. Però evidentemente funziona in questa maniera. Comunque, adesso stiamo aspettando come minimo, magari. Ah, c'è ancora. Come minimo hanno già controllato, o meglio, non hanno neanche controllato il magazzino, hanno preso il sacco, l'hanno messo dentro una scatola e l'hanno direttamente spedito. È la cosa più plausibile. Comunque adesso aspettiamo, ma poi vediamo. Tieni, amore. No, ora, cioè, guardate, mi gioca. Comunque, che comunque, io mi sto guardando Alta in fedeltà. Mi piace tanto questo programma. Comunque, adesso apparecchio intanto che poi mi devo mettere a cucinare e ci sentiamo dopo. Dopo vi faccio salutare anche da me. E siamo tornati da fare la spesa. Infatti abbiamo due sacchi pieni. Abbiamo comprato una cassa d'acqua e l'altra avevamo già comprata l'altro giorno. E qui c'è anche Marco. Ciao! E adesso si va a portare fuori la cipollina. Allora, io adesso mi metto un po' a spiegare al computer. Ma questo giochino l'abbiamo già fatto, io ho già chiuso tutte le persiane. Sì, scusatemi, vi avevo detto che li avrei lavati, ma in realtà no, mi stava fatica, li laverò dopo cena domattina a questo punto. Comunque, qui tutti dormono, praticamente. Il signorino piccino mi sta guardando, ma dorme in realtà. Buongiorno. E Marco dorme.
potete vedere, sì, vedino, si è anche alzato presto stamattina, quindi è abbastanza stanco. Comunque adesso, come si dà il seggio, mi metto un po' al computer, che c'accio un po', guardo le cose, un po' di video, altro breve nel frattempo. Comunque, adesso poi mi metterò anche a cucinare un po' e poi vediamo che cosa fare, perché onestamente parlando io non lo so, penso per me mi faccio la pizza e per Marco faccio l'insalata con dopo glielo richiedo. Allora, adesso farò il passaporto perché Marco già dorme, quindi adesso vado a letto anch'io, infatti vi do la buonanotte anche lui, vi saluto anch'io, tra l'altro mi sono rimessa un po' anche sotto e notare come dorme il signorino sul tappeto, però adesso tanto andiamo a letto, nel frattempo devo chiudere anche qui. Se devi fare pipì, amore. No, ora notare come dorme. Vabbè. Comunque, domani avevo in mente di registrarvi. Aspetta, mi faccio le coccole. Comunque, dicevo, avevo in mente appunto di registrare il video della mia cucina, ovvero il kitchen room, si dice? Non so bene come si dica, però comunque farvi capire, volevo registrarvi appunto il video dove volevo mostrarvi la nostra cucina, come è predisposta, tutte le cose, come abbiamo messo tutte le cose all'interno della cucina e cose varie, insomma. Avevo pensato che potrebbe essere una bella idea. Tra l'altro, penso di non avervi mai fatto neanche il room tour, quindi penso che domani registrerò pure quello, penso di registrarli tutti e due. Adesso sì, sto zitta un minuto, se no non si capisce nulla. Ho appena chiuso le persone perché me ne vado a letto, perché domattina mi voglio svegliare a mezzanotte presto, appunto perché primo perché voglio registrarvi i video, e poi perché voglio appunto lavarmi i capelli, visto che oggi non ho avuto tempo, cioè non ho avuto tempo, in realtà poi devo bellissimo lavarli, però ho da stirare anche tantissime cose, quindi domani mi devo mettere a stirare, quindi sono già, cavolo, già 11:30, infatti me ne vado a letto così verso le 8. Mi alzo e faccio tutto quello che ho da fare tutta la mattina, spero di farcela, e niente, vi mando un bacio, vi auguro la buonanotte, ve lo mandano anche Piccino e Marco, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao, buonanotte!